Ottavo capitolo. Indietro nel tempo. Il parto. Agosto stava passando con alti e bassi, poiché ogni tanto la tentazione della paura e del dubbio si insinuava subdola. Marco aveva compiuto 2 anni, il nostro ometto, ed ecco arrivare settembre in un battibaleno. La valigia per l'ospedale era pronta. Mi chiedevo cosa sarebbe successo da lì a qualche giorno, che parto avrei dovuto affrontare. E poi, eravamo davvero pronti per tutto ciò che ci aspettava? E in realtà cosa ci avrebbe aspettato? Le mille ipotesi su diverse situazioni si intrecciavano nelle nostre teste come un maglione dai mille colori. Comunque, nonostante le previsioni dei medici, la prima tappa era raggiunta. Eravamo arrivati alla fine del 9° mese e Cristiano era ancora lì, dentro di me, che comunicava a modo suo un'immensa voglia di vivere. Era arrivato il momento. Avevamo aspettato il 27 settembre come se dovesse succedere tutto e niente, pronti alla felicità e alla disperazione. Quel giorno era previsto il primo tracciato, così eravamo andati tutti e tre insieme. Visto com'era andata per Marco, avevamo pensato che sicuramente saremmo tornati tante e tante altre volte. Non avevo contrazioni, non avevo rotto le acque, sicuramente mi avrebbero rimandata a casa. Mi fecero entrare nella sala tracciati, mi misero una grossa cintura collegata allo strano apparecchio che avevo già indossato e che mostrava i segni vitali del bambino e le mie contrazioni. Calma piatta, signora, però, vista la situazione, visto che i medici che la devono assistere sono tutti di turno, è meglio procedere. Oh mannaggia, non pensavo, oggi. Era mezzogiorno. Avevo chiamato Michele affinché portasse Marco dai nonni. Entrata con la valigia e tutte le mie carte in una stanza completamente azzurra, mi sentivo stranamente serena. Impregnato nelle pareti, fuoriusciva un persistente odore di disinfettante. Entrò un'infermiera per espletare le carte per il ricovero. Mentre ricordavo la prima ecografia, avevo la consapevolezza di una serenità che mi aveva accompagnata fin dal momento, fin dall'istante in cui avevamo deciso di affidarci nelle mani di Dio e della Madonna. Mi portarono nella sala per le ecografie e decisero in 4:48 che era possibile fare un parto naturale, perché il bimbo era messo in una buona posizione. Nella camera della sala travaglio mi ero cambiata meccanicamente. Iniziarono subito con la flebo dell'ossitocina, velocissima, così che si potesse accelerare il travaglio. Iniziarono così le contrazioni. Ed ecco arrivare anche Michele. Rottura delle acque. I dolori pian piano iniziarono ad aumentare, fino a divenire insopportabili. Con le ultime facevo perfino fatica a respirare. Di rado arrivava un'ostetrica, troppo di rado forse. Con una forza che non sospettavo di avere, decisi di urlare perché il bambino stava uscendo e io ero sola. «Non c'è nessuno!» «Ma come? Il bambino nasce? Ma non è possibile!» «Venga a controllare!» «E non spinga, signora!» «Non spinga! Ci provi lei!» «Non sto mica spingendo, esce da solo!» «Aspetti! Caspita, le luci in sala a parto non sono ancora accese!» «Non è pronto niente!» Michele e io guardavamo lo spettacolo, increduli, e ci domandavamo in che mani eravamo capitati. «Siamo nelle tue mani, signore, solo nelle tue mani possiamo abbandonarci!» Improvvisamente mi trovai circondata da un numero incredibile di medici, il responsabile della patologia neonatale, con altre 2 o 3 assistenti, l'ostetrica, 2 infermiere e il medico responsabile del mio parto.
quella stessa dottoressa che qualche mese prima voleva farci abortire. Non si preoccupi, se non ce la fa a spingere, l'aiuto io. E che bisogno c'è, dico io, sta nascendo da solo. Caspita, ma mi è caduto un bisonte sulla pancia. Tranquilla, la sto aiutando. Avevo capito in un attimo che il bisonte che sentivo era la dottoressa che, per aiutarmi, mi era saltata sulla pancia. L'ultima cosa di cui avevo bisogno in quel momento era vedere la sua bella faccia. Michele recitava accanto a me delle preghiere, mi sosteneva teneramente il capo, ma era teso e preoccupato. E con queste parole a termine il capitolo. Se siete curiosi di conoscere il resto della storia, dovete avere un po' di pazienza fino al prossimo video. Potete trovare Ma perché a me sto crescendo su amazon.it, sia in versione cartacea che in formato digitale. Ora vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.